Siamo con Lamberto Bisognin, direttore Italia di Davines, per parlare di due progetti che Davines sta conducendo assieme in collaborazione con Legambiente. Spesso si pensa al mondo, diciamo, della cura della bellezza, diciamo, dell'estetica come qualcosa di effimero e di superficiale. Invece non è così e Davines da questo punto di vista lo dimostra con la sua grande attenzione per la sostenibilità. Quando si parla di bellezza si parla di tutto ciò che ci circonda, quindi si parla di natura, si parla della bellezza che è intorno a noi e quindi bisogna in qualche modo tutelarla per la responsabilità che hanno le aziende che fanno anche questo lavoro, che è fare cosmetici, e nel tutelare quello che è il nostro ambiente, possibilmente facendo fare buona vita alle persone che lavorano con noi e anche alle persone che usano i nostri prodotti, sensibilizzandole e cercando di fargli capire che un prodotto comunque ha una sua nascita e anche una sua morte. E quindi in tutto questo percorso bisogna far sì che si riescano a minimizzare il più possibile gli impatti che questi prodotti hanno dalla fabbricazione, quindi dalla sua nascita, dalla sua realizzazione, usando materiali chiaramente che abbiano il minor impatto possibile verso l'ambiente, al suo packaging, immaginando che questo poi alla fine avrà una morte, quindi dovrà essere messo in discarica, quindi preoccuparsi di tutto quello che è il ciclo di vita di un prodotto rende il mondo sicuramente più bello, o può rendere il mondo più bello. Voi avete pensato di coinvolgere in questa campagna sostanzialmente quelli che sono i vostri clienti e attraverso i vostri clienti, quindi parrucchieri piuttosto che centri estetici, anche la clientela, diciamo, di questi particolari negozi. Perché? Con quale obiettivo? Noi abbiamo circa 400 partner molto attivi e molto vicini ai nostri pensieri, alle nostre filosofie. E questi partner in qualche modo hanno a sua volta dei fan, delle persone vicine, che creano un network, possono creare un network. Immaginate 400 persone che hanno mediamente 400-500 clienti che ricevono dei messaggi positivi. E quindi immaginate quanto questo possa in qualche modo generare un flusso di informazioni. Innanzitutto cerchiamo di dare informazioni di quello che sono i nostri comportamenti, quindi quello che alla fine risulta da un comportamento che abbiamo verso l'ambiente. E i parrucchieri in questo sono delle persone fantastiche, sono attivisti nel vero senso della parola e credibili soprattutto perché parlano di bellezza tutti i giorni. Tuteliamo il mare e tuteliamo l'acqua. Perché questa attenzione di Davines in particolare per il mare e per l'acqua in generale? Allora, da un punto di vista, ovviamente oggi si parla tanto di acqua, tanto di mare, sappiamo di che cosa stiamo parlando perché la televisione in qualche modo ci sta sollecitando. In realtà tutto parte molto tempo prima, in realtà si sviluppa poi questa idea di coinvolgere i nostri clienti in questa campagna di tuteliamo il mare, tuteliamo l'acqua soprattutto, perché è il bene più prezioso che esiste in natura. Cioè non ce ne rendiamo conto perché viviamo in un paese e soprattutto in un ambiente dove di acqua ancora ce n'è tanta, però se giriamo nel mondo l'acqua non è un bene così, diciamo, scadente, al contrario, va tutelato l'acqua che noi beviamo, l'acqua che usiamo e alla fine anche il mare, perché il mare è poi la fonte di vita primaria.